Ragazzi, oggi vi faccio vedere un'anteprima di un'applicazione realizzata da Microsoft che attualmente è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti e che unisce la loro vecchia applicazione per fare i selfie con uno stile molto simile a quello di Snapchat, ma utilizzando il machine learning, quindi un sistema di algoritmi automatizzati che in base alla posizione, in base al giorno in cui viene scattata la foto, in base a quello che viene inquadrato nell'immagine, inseriranno degli effetti sull'immagine del tutto automaticamente, effetti che poi ovviamente possono essere modificati o comunque cambiati anche grazie ad un elenco di effetti disponibili direttamente nell'applicazione. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. L'applicazione di cui voglio parlare oggi si chiama Sprinkles, è sviluppata da Microsoft e, come vi dicevo, è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Il concetto in base all'applicazione è veramente molto semplice. Una volta avviata l'app si scatta una foto con la fotocamera anteriore o con quella posteriore e in base a quello che viene inquadrato il sistema riconoscerà l'oggetto e inserirà degli effetti. Nel caso di un selfie, per esempio, vengono aggiunti degli effetti sostanzialmente testuali che vengono anche scritti in base al giorno in cui si scatta la foto, ma scorrendo nei diversi effetti disponibili si potrà vedere per esempio la celebrità che più ci assomiglia, si potrà dare un'età, e mi ha dato 41 anni l'applicazione, oppure si potranno inserire degli sticker automaticamente grazie proprio al riconoscimento del volto dell'applicazione. È inoltre possibile modificare tutti gli effetti che vengono inseriti automaticamente ed è possibile anche aggiungere ulteriori sticker che sono disponibili in una sorta di store digitale integrato proprio nell'applicazione. Ovviamente è possibile anche scrivere un testo che poi può essere formattato a nostro piacimento e può essere anche modificato per quanto riguarda il carattere. Un'altra cosa molto divertente e interessante di questa applicazione è che riconosce anche gli animali. Quindi, qualora dovessimo fare una foto a un animale o prenderla dalla galleria fotografica, il sistema la riconoscerà e creerà degli effetti fatti proprio su misura del piccolo quadrupede inquadrato. Non si sa ancora quando questa applicazione sarà disponibile in Italia, non si sa ancora quando sarà disponibile in versione multilinguaggio. Attualmente, avete notato, è solo in inglese. È chiaro che non è perfetta perché mi ha dato 41 anni quando io invece ne ho solo 15. Ma l'idea è veramente interessante e anche la tipologia di formato in effetti è quello che è più amato dai teenager, almeno per ora. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.